Lost 2017, ci troviamo allo stand della Lollo Caffè con Ciro Lollo. Ciao Ciro. Ciao a tutti gli amici di Vending News. E naturalmente con il testimonial dell'azienda Antonino Cannavacciuolo, che salutiamo per l'occasione. Ciao. E al quale desideriamo chiedere, Antonino, intanto tu insomma sei stato assalito e assediato in questo stand perché hai presentato il tuo nuovo libro. Io devo chiederti però, è circa un anno che sei testimonial di Lollo Caffè, che cosa ti ha spinto a scegliere proprio Lollo tra le varie torrefazioni che in qualche modo si erano fatte avanti per proporti una sponsorizzazione? Beh, prima di tutto la provenienza, no? del marchio Lollo, campana, campano io, e già là ho giocato facile, no? Perché per me Napoli rimane la mia terra. In secondo luogo, quando ho chiesto alla famiglia Lollo di spedirmi il campionario del caffè, è capitato proprio il momento che mio padre era a nord. Mio padre per me è il più grande giudice della mia vita. È un po', la vedo come la legge, e allora capita che stavo facendo questa degustazione, c'era mio padre presente, senza dirgli niente, ho detto va, assaggia il suo caffè. Mio padre ha assaggiato il caffè ed è buono, per me da quelle buone poi è nato lo slogan, è buono vero? Si può solo crescere, grazie. Bene, grazie Antonino, allora un saluto per gli amici di Oreca TV. Ciao, adios. Adios. Eccola, questa non poteva mancare, grazie Antonino. E mentre loro si salutano, ci siamo allenati per settimane per sopportarla, è andata benissimo, grazie Antonino, grazie ancora. Voi non lo sapete, ma siamo davvero assediati da tantissime persone che nel frattempo hanno circondato lo stand per salutare e farsi fare un autografo da Antonino Cannavacciuolo. Ciro, io faccio la stessa domanda a te. Che cosa vi ha indotto a scegliere proprio Antonino Cannavacciuolo come testimonial per il vostro brand? Niente, secondo me è stata l'unica persona, è l'unica persona che poteva incarnare e esprimere la nostra filosofia aziendale, basata su ricercatezza, impegno, passione, fantasia, e quindi Antonino anche nel suo lavoro ha messo tutte queste qualità. Poi è della nostra terra, è campano, vive all'ombra del Vesuvio, e quindi chi meglio di lui? Però principalmente le caratteristiche che ho elencato prima ci hanno convinto. Diciamo che, ecco, questa la dico da osservatore esterno, lui ci ha messo la stessa passione che ci mettete voi nella produzione del caffè. Sì, uguale, identica e precisa, per cui rivedo molto della sua filosofia nel suo lavoro, nella ricercatezza, nelle cose che facciamo noi in azienda. Grazie, grazie Ciro. Amici, noi corriamo via per mostrarvi altre novità e documentarle con microfono e telecamera a Host 2017. Ringraziamo Ciro Lollo. Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Vending News. E naturalmente Antonino Cannavacciuolo, che nel frattempo ha preso il largo, assediato come per andare a firmare altri libri presentati proprio oggi qui a Host 2017. Non andate via, c'è tanto altro da andare a guardare. Arrivederci e grazie.